Buongiorno a tutti ragazzi, oggi saremo qua impegnati con il nostro bellissimo esperimento che ci terrà occupati per tutta la giornata. Il nostro esperimento consiste in una piccola cosa, fare eruttare un vulcano, però mi servirà l'aiuto di un mio assistente. Assistente? Buongiorno! Allora, cosa dobbiamo fare, capo? Allora, assistente, illumina tutti gli spettatori dicendo i materiali che utilizzeremo. Volentierissimo. Allora, materiali. Dunque, per far esplodere un vulcano vi servirà un vulcano, del bicarbonato di sodio, dell'aceto, del colorante verde per fare la lava più tamarra, un piatto invisibile, un cucchiaino da tè e un bicchiere arancione. Per aiutarvi nei momenti difficili, suggeriamo inoltre un piccolo antistress per aiutarvi nei momenti delle numerose fallimenti. Vai. Esattamente in questo modo. Procedimento. Primo step. Per questo esperimento sfrutteremo la reazione chimica che avviene al bicarbonato quando incontra il suo amichetto aceto. Allora, quindi mettiamo un po' di bicarbonato all'interno del nostro vulcano dell'Etna. Secondo step. Prepareremo ora la nostra lava. Spegni. Non so come si fa. Ah, ok, allora continuiamo. Allora, ci serve dell'aceto. Troppo, vabbè. E del colorante verde, perché a noi ci piace il verde, perché è felice. Ah, è colorante per cibi verde, che renderà la nostra lava rossa. Cioè, è verde. È finito. Ok, troppo, anche questo. E ora basta solo mescolare. E chiudere. E poi mescolare. E poi chiudere. E poi mescolare. Devi rischiacciare lo stesso tasto per spegnere. Ecco signora, adesso abbiamo provato tutto quanto, materiali disposti, la lava pronta, il vulcane carico, non ci resta che esplodere! Per ragioni di sicurezza e per non far arrabbiare la mamma, abbiamo messo il vulcano su un piatto, così poi la lava non brucia il tavolo. È giunto il gran momento! Aceto e bicarbonato. Ah! Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale che non c'è. No, esplode tutto, che si esplode tutto. Il gran momento è giunto. Gli occhiali non li ho messi.